205 del codice di procedura penale, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Roma in data 26 gennaio 2011, appellata dai difensori dell'imputato, assolve Busca Remigio. Assolve Busca Remigio dal reato giudizio, ma non ha detto tu che hai seguito tutte le udienze, diciamo, del processo, e quindi hai visto sfilare un po' tutti i testimoni, no? Che erano le persone del palazzo, i componenti dell'AIAG, no? Ci furono varie situazioni, ricordi, sì. si parlò della serratura, delle chiavi. Che sì. Idea ti sei fatto un po' di questa vicenda? Poteva essere una persona più su una persona esterna, più sul territoriale, qualcuno che avesse a che fare con l'ufficio o col palazzo? Beh, allora, come tu sai, l'ipotesi investigativa iniziale, che è rimasta sempre praticamente la stessa, è stata quella di una persona che comunque ruotava intorno a quell'ambiente. Quindi o nel condominio, a prescindere dall'AIAG, o tra i dipendenti dell'AIAG, che avevano tutti una copia delle chiavi, tra l'altro. L'altro elemento che faceva pensare a una territoriale, come giustamente l'hai definito, come lo definiscono gli investigatori, è che, secondo le indagini, ci fu un tentativo di pulizia con il progetto di trasportare altrove il cadavere. Ovviamente uno che non era della zona e non aveva interesse a non far risultare, a non far trovare il cadavere di Simonetta in quell'appartamento, non aveva interesse a tornare, sarebbe stato un rischio enorme. Ho fatto un'intervista a Del Greco, che ha scritto un libro con Massimo Lugli recentemente, un romanzo, però Del Greco era quello che intervenne la prima sera lì, eccetera, eccetera, e mi disse appunto questo, cioè che indubbiamente lì c'era un collegamento, diciamo. Non è possibile che la persona abbia fatto quello che ha fatto, portarsi via gli indumenti, portarsi via alcuni gioielletti di Simonetta, le chiavi della sede dell'AIAG, se non avesse avuto intenzione sia di spostare il cadavere e di tornare. Quindi, ovviamente, dice Del Greco, non poteva aspettarsi che i genitori di Simonetta, la sorella, si fossero preoccupati già con la prima mezz'ora, un'ora di ritardo, perché non poteva sapere che Simonetta era così precisa, avrebbe avvertito anche se ritardava mezz'ora, e che quindi a mezzanotte lì già c'era la polizia, e quindi non, in questo caso era difficile poi tornare se non voleva essere arrestato, sarebbe stato un rischio enorme. L'impressione è quella che qualcuno dopo è in qualche modo più o meno intervenuto a, diciamo, fare staging sulla scena del crimine. E l'ipotesi che fu portata avanti durante il processo, cioè della doppio intervento, scollegati, due interventi scollegati in un certo senso tra di loro, cioè l'assassino uccide una seconda persona che può essere collegata all'assassino, può anche non essere collegata all'assassino, ritiene di dover pulire. Ma giustamente Del Greco in un'intervista mi dice: ok, allora, questa persona che è andata lì a pulire dopo, se fosse un'altra, una seconda persona e non l'assassino, rischierebbe 30 o di più anni di galera. Per che cosa? Per quattro soldi, anche se fossero i 50 milioni dell'epoca. È troppo poco, l'ergastolo o 30 anni di galera. Deve essere per forza qualcuno legato, da legami stretti, parliamo di legami familiari, all'assassino. E quindi in questa ipotesi ovviamente bisogna trovare due persone collegate tra di loro, se vogliamo far reggere l'ipotesi di due persone separate. E quindi, diciamo, è un'ipotesi un po' difficile da dimostrare. È più probabile che sia lo stesso assassino che ha fatto quell'operazione. Che poi, come sappiamo in un'intervista del 2018 alla Leosini, Molinaro, Lucio Molinaro, che ricordiamo è l'avvocato della famiglia Cesaroni, disse che secondo lui, secondo quello che aveva letto nelle carte, soltanto 20, 26 delle 29 pugnalate inferte a Simonetta furono inferte post mortem o in fine vita, quindi in un momento in cui il sangue scorreva di meno,
e quindi ne sarebbe uscito di meno per questo, i 3 litri famosi non sarebbero usciti per questo. Io non so se questo è vero, credo di no, nel senso che secondo me comunque se stai morendo, questo bisognerebbe chiederlo però a un anatomopatologo, un medico legale, se stai morendo e ti danno coltellate mentre stai morendo il sangue continua a uscire un po', e lì ce n'era pochissimo. Quindi il tentativo di pulizia è stato fatto. Perché? È una bella rispondere a questa domanda, significa in parte capire chi può essere l'assassino. Certo, sicuramente lei non morì subito, perché abbiamo dei segni di sangue, dei schizzi di sangue nella mobilia vicino, e quindi non è morta al primo colpo, questo possiamo dirlo senza ombra di dubbio. Sì. Ma il dubbio che poi tu hai seguito il processo e quindi capisci bene è che l'APM, Ilaria Calò, portava avanti la teoria del busco colpevole nello stesso tempo della complicità del Vanacore, no? Ricordi le telefonate fatte a Macinati prima del ritrovamento del cadavere? Certo. Però non spiegava l'APM come potevano essere collegati Busco e Vanacore. Esatto, era un collegamento impossibile da spiegare, perché Busco e Vanacore non hanno mai avuto alcun rapporto e non aveva senso che Vanacore andasse a pulire la scena del delitto causata da Busco. Perché avrebbe dovuto farlo? Un pazzo. Certo. Ma per ripetere il concetto di prima, che lo ribadiamo, quello di Busco, no? Gli elementi, non so se si è sentito bene, gli elementi erano appunto il DNA ritrovato sul corpetto, che però è un elemento che viene dall'esterno, il corpetto, perché sulla porta non è stato rinvenuto il DNA di Busco, giusto? No, infatti l'unica prova del collegamento di Busco alla via Poma 2 è il DNA sul corpetto, ipotizzando che il DNA sia stato rilasciato il 7 agosto del 1990, che è difficile da dimostrare, perché sia per come è stato conservato il reperto, sia per il fatto che la frequentazione di Busco e di Simonetta era semi-quotidiana. La madre in aula disse: ma no, mia figlia aveva l'abitudine di cambiarsi la biancheria intima spessissimo, quindi disse pure che prima, quando è uscita quel giorno, non ha visto che aveva segni sul seno, perché l'aveva vista nuda durante il processo, lo disse, però parlava di un'abitudine, cioè mia figlia ha l'abitudine di, ma può capitare pure che invece lunedì abbia avuto un approccio intimo, anche se non completo, in macchina con Simonetta, abbia rilasciato il DNA e il giorno dopo Simonetta si sia rimesso lo stesso reggipetto, perché ancora era pulito. Non possiamo basare ovviamente su una cosa del genere e sulla dentatura che ti ho detto, rivista 20 anni dopo con la dentatura cambiata di Busco, il paragone su una foto bidimensionale è difficile. Sì, come sai, Busco emerse come possibile colpevole nel 2007, quando fu riaperto il caso da Cavallone e poi preso in carico da Ilaria Calò, che era il PM che poi condusse il processo. Fino a quel momento Busco era innocente sia per gli investigatori, cioè la polizia che indagava, la squadra mobile nel caso specifico, sia per i magistrati che non avevano mai pensato alla sua colpevolezza. Quando il caso viene riaperto su questa base, ovviamente, si pensa che l'unico possibile, cioè si dà un po' più esclusione, nel senso che avendoci delle prove tecniche, il DNA sul corpetto di Simonetta e l'idea che la ferita sul seno, sul capezzolo, uno dei due capezzoli di Simonetta potesse essere quella di un morso, si ipotizzò che fosse stato Busco il colpevole, quindi facendo coincidere sia il morso con il DNA ritrovato 20 anni dopo, però insomma 17 anni dopo, con i reperti conservati tra l'altro in maniera discutibile in un unico sacchetto insieme. Su queste basi venne aperto un processo dopo, appunto, era il 2010 l'inizio del processo nell'Ola Bunker di Rebibbia, e quindi erano passati già 20 anni dal delitto.
difficile raggiungere la verità. Il famoso motto di Cavaliere, Nicola Cavaliere, il capo della squadra mobile dell'epoca, era: o si risolve il delitto in 48 ore o non si risolve più. E infatti questa è stata la fine di Abomma, poi alla fine, perché il processo, come sappiamo tutti, ha portato a una prima condanna, secondo me assurda, di Cusco a 24 anni di reclusione per omicidio volontario, e poi in appello la condanna è stata annullata e la Cassazione ha confermato l'annullamento. Cusco aveva il giorno del delitto è un martedì. Busco aveva visto Simonetta a casa di amici, visto in senso biblico, avevano avuto rapporti sessuali, a quanto si sembra completi, quel sabato sera, poi non si erano visti la domenica e poi si erano rivisti in macchina il lunedì. Quindi l'ipotesi della difesa era che quelle tracce di DNA fossero state lasciate o sabato o lunedì, quindi o 3 giorni o un giorno prima del delitto. L'accusa sosteneva che Simonetta si cambiava la biancheria intima ogni volta che la metteva, quindi non sarebbe stato possibile che il corpetto era lo stesso di 3 giorni o anche di un giorno prima. Ma questo non è stato possibile dimostrarlo in aula. Quindi restava questo DNA che però non era, diciamo, probante al 100%. Il morso era un'ipotesi che lo stesso Carella Prada, il medico legale che intervenne per primo in via Poma subito dopo il delitto quella sera, aveva ipotizzato che potesse essere il segno di un morto sul capezzolo. Però la comparazione fatta tra la foto dell'epoca e la dentatura attuale, 20 anni dopo, 17 anni dopo, anzi 20 anni dopo perché è il 2010 quando c'è stato il processo, di Busco era... insomma, un po' difficile poteva, come unica prova, diciamo, era difficile da portare in aula per ottenere una condanna. Invece la condanna ci fu, con grande sorpresa di tutti quelli che seguivano il processo, anche i cronisti. Sì, mi sembra di sì. Adesso poi stai sulle perizie tecniche, i gruppi sanguigni. Il DNA, stiamo parlando del 1990, l'anno dopo, nel 91, lo stesso professor Fiori, che fece l'esame del DNA di Via Poma, fece quello invece che riguardava l'omicidio della contessa Alberica Fido della Torre. E anche in quel caso non venne fuori un risultato utilizzabile, diciamo, nelle indagini, perché era troppo poco il sangue, perché l'amplificazione. La PCR, la Polymerase Chain Reaction, cioè quella tecnica che ti permette di moltiplicare una quantità di sangue per 1 milione di volte anche, e quindi ottenere dei risultati, ancora non era così sviluppata. E quindi fallirono sia la prova del DNA con Simonetta nel 90 che quella del 91. Tra l'altro, nel 91, come sappiamo ormai adesso, venne fatta anche la prova del sangue sui pantaloni del Filippino, che era l'assassino, ma anche quella non diede un risultato, diciamo, utilizzabile nelle indagini, quindi il Filippino fu scartato e per 20 anni non si seppe che era lui l'assassino. Prove erano insufficienti a ottenere una condanna vera, che poi c'è stata invece. Tra l'altro mancava l'opponente, il segno dell'opponente, quindi come si fa a dire che era un morto? Esatto, sì, mancava pure una parte perché, Tu quindi sei. diciamo quelle prove, a parte il fatto appunto che poi c'erano anche su Busco c'erano anche dei dubbi logici. Busco non amava Simonetta. Busco aveva una relazione con Simonetta un po' da ventenne, così, che insomma sì, ci stava insieme, ma in maniera leggera, mentre lei invece era l'ipotesi del primo processo, come saprai perché anche tu l'hai seguito, fu che Simonetta poteva aver detto a Busco che era rimasta incinta. Allora Busco si è arrabbiato per questa cosa perché ovviamente non voleva fare un figlio con Simonetta e non l'ha uccisa perché era geloso, perché nessuno è riuscito a dimostrare che Busco era geloso, anzi, a caso mai al contrario, era Simonetta che pretendeva un rapporto più completo, più profondo. Busco no. Quindi sì, l'unico motivo sarebbe stato quello, ma mi sembra, anche conoscendo il personaggio, strano che uno ammazzi la fidanzata perché gli dice
Guarda, e poi non è neanche provato, infatti non era incinta Simonetta, potrebbe avergli detto però secondo l'accusa l'ipotesi che non hanno mai detto in termini chiari, ma insomma era questa che aleggiava, Busco che si arrabbiava e l'uccideva perché lei gli stava rovinando la vita facendo un figlio con lui e lui non voleva. Tutto è possibile, in cronaca nera si uccide anche per meno, però appunto vedendo il personaggio, la storia, Simonetta stessa, secondo me Busco gli avrebbe detto... Vattene a quel paese, il figlio tiettelo te e basta, non c'era bisogno di ucciderla. Per di più andando lì a ucciderla in un posto che lui non conosceva, quando l'avrebbero visto uscire come un estraneo completamente alieno al comprensorio, perché non c'era mai stato, un bel rischio. Tra l'altro mi viene in mente che l'assassino si ferì, che lasciò, comunque c'è un segno adesso, o gruppo A o gruppo B o gruppo C, sulla porta c'è un segno di sangue sia internamente che esternamente. Busco fu interrogato poche ore dopo e non aveva nessuna ferita, giusto? Busco fu fatto, tra l'altro appunto poi ritornando al discorso di prima, perché si doveva portare via quegli oggetti Busco? Le chiavi, i gioielli, i vestiti, vabbè, ci ha pulito e poi l'ha buttati nei cassonetti fuori, presumibilmente o chissà dove. Sì, quella sera, e lo racconta pure nel romanzo Massimo Rugli, insieme a... perché la parte centrale del romanzo è fatta sulla realtà, la parte iniziale e la parte finale no, fu fatto spogliare completamente per vedere se aveva dei segni, delle ferite, anche dei graffi semplici, non aveva niente, no. E poi era difficile pure che quei tempi fosse riuscito tra il lavoro da meccanico che aveva all'aeroporto di Fiumicino e via Poma che fosse riuscito a fare questa azione rientrando poi al lavoro poi ritornando a casa, insomma i tempi non tornavano tanto, però nel processo è stato molto forzato questo aspetto. Senti, tu hai seguito anche la pista tra virgolette dell'assassino esterno, no? Mi ricordo facessi un articolo su un ristoratore che forse aveva visto la ragazza, che aveva conosciuto un'altra persona, no? Come la vedi quel dici? Stai parlando della pista dell'austriaco, diciamo? No, la pista di una persona presuntamente conosciuta. Ah, stai parlando di quel ragazzo, mi sembra si chiama, credo che sia vivo, Vinicio, che lei conobbe a Tor San Lorenzo il 5 agosto, quindi 2 giorni prima del delitto. La domanda risponde, gli investigatori ti dicono che quella pista l'hanno battuta fino in fondo e che quel ragazzo non c'entra niente. Anche perché hanno fatto 31 DNA, insomma. Sì, penso che abbiano fatto anche quello. Questo non t'ho dirtelo con certezza, però comunque loro hanno escluso che questo ragazzo potesse entrarci qualcosa. Però ti devo dire che l'idea che mi sono fatto io è che comunque, come sappiamo sempre dagli atti, Simonetta in quei giorni precedenti all'omicidio aveva ricevuto delle strane telefonate che aveva probabilmente sottovalutato. L'ipotesi che ci fosse qualcuno che si fosse invaghito di lei e che la seguisse e che poi quel giorno l'abbia seguita anche lì, o che faceva parte del comprensorio e quindi l'aveva vista 2 o 3 volte quando lei andava a lavorare lì, o che fosse degli alberghi della gioventù, uno dei tanti degli alberghi della gioventù, e che poi sia riuscito, nella prima ipotesi uno che non era degli alberghi, e non era del comprensorio, era difficile che riuscisse a farsi aprire. Nella seconda c'erano le chiavi, i doppioni delle chiavi, la possibilità, e poi anche la scusa di dire sono dell'AIAG, aprimi un attimo, devo prendere una cosa. Certo. E questa secondo me è una delle ipotesi più probabili, perché è un delitto a sfondo sessuale, ma non necessariamente, sai, fu detto che lei non fu violentata, non fu stuprata dall'assassino, ma i delitti a sfondo sessuale non necessariamente contemplano lo stupro. Certo. Ci può essere anche un delitto che è a sfondo sessuale, ma che non raggiunge quell'obiettivo, diciamo, si ferma prima. Ma infatti non ti sembra strano che comunque la ragazza, che comunque conosciamo dai racconti delle amiche, della sorella, potesse aprire ad un estraneo? A me sembra francamente poco plausibile. Lo escludono tutti. Comunque una persona conosciuta da poco,
contestualmente in quel periodo lì, insomma. Lo escludono tutti, sia i familiari che gli investigatori, sulla base dell'idea che si sono fatti di questa ragazza, perché era molto precisa, molto attenta a queste cose, non avrebbe aperto se non con un motivo valido, sempre ammesso che lei abbia aperto, perché invece può essere che l'assassino aveva le chiavi. Abbiamo detto, c'erano un sacco di doppioni di quelle chiavi che giravano. Certo. Non possiamo sapere chi è che l'ha usata quel giorno. Maurizio, questo caso che adesso è ormai arrivato a 30 anni dall'accaduto, secondo te potrà mai avere qualche soluzione, ma anche a livello non giuridico, storico, oppure lo Guarda, vedi io case? non posso parlare per lui, ma sono sicuro che l'avvocato Lucio Molinaro, cioè quello della famiglia, fo non fosse del tutto convinto dell'ipotesi Busco, ma diceva una cosa che secondo me era giusta, che sia stato Busco o meno, facendo il processo forse qualcosa verrà fuori. Purtroppo questa ipotesi sua, che era validissima perché... Probabilmente se le testimonianze avessero fornito qualche elemento in più, si poteva iniziare a capire meglio che cosa era successo quel giorno. Non si è verificata perché il processo non ha portato a scoprire nuovi elementi, diciamo, come invece lui si aspettava. Anche perché poi uno dei personaggi più emblematici e più controversi della vicenda, cioè il portiere Pietrino Pietro Vanacore, non ha testimoniato per noti motivi, perché si è ucciso pochi giorni prima, o il giorno prima, non mi ricordo, della sua chiamata in aula a testimoniare la Re Bibbia. Quindi anche tu concordi sul fatto, sulla famosa frase del papà della Simonetta Cesaroni, che l'assassino era nelle carte. Beh, quello di Claudio Cesaroni era un mantra più che una frase. Io mi ricordo, facevo giudiziaria, quindi giravo sempre nei corridoi di Piazzale Clodio, un giorno sì, un giorno no. Sulle panchine trovavo seduto Claudio Cesaroni, mi fermavo a parlare con lui e lui ogni volta mi ripeteva la stessa cosa. L'assassino è nelle carte che hanno il nome dell'assassino e nelle carte che hanno i magistrati. Ovviamente, secondo me, anche lui era il padre della vittima, quindi poteva darci degli elementi molto importanti sulla personalità della figlia, ma non era un investigatore e non aveva elementi per poter essere certo di questa cosa, però l'idea sua era appunto quella anche degli investigatori, c'è cioè qualcuno comunque che era già entrato nell'indagine come testimone, ovviamente, non come indagato, e quindi stava in quelle carte, il nome stava lì, quindi stiamo parlando dei datori di lavoro, impiegati dell'AIAG, quelli del palazzo, il portiere, i parenti del portiere, cioè possono essere tutti, ovviamente. Poi all'inizio di un'indagine i sospetti sono tutti quelli che girano intorno, quindi la polizia all'inizio ha sospettato Busco, ha sospettato tutti quanti, però poi alla fine è rimasta. Per Senti di quanto condividere. riguarda la domanda che mi hai fatto, cioè ci sarà mai una soluzione di questo caso? Intanto per avere una soluzione bisognerebbe continuare a indagare e a quanto mi risulta sull'omicidio di Iapoma non sta indagando più nessuno. Il fascicolo non è chiuso. Diciamo perché non si chiude mai un fascicolo per omicidio, ma le indagini sono ferme o archiviate. E la seconda ipotesi, che è quella poi appunto anche del libro di fantasia di Rugli, è che ci sia un assassino moribondo in fin di vita che dice: confesso, l'ho ammazzata io e queste sono le prove. Secondo me è l'unica possibilità. Se non ha parlato per 30 anni, è difficile che parli adesso. Almeno Sarà un uomo di che non sia morto. scarpe. Se aveva 20 anni all'epoca, pure lui ce n'ha 50. Se ne aveva 30, come più probabile, insomma, una trentina ce n'ha 60. Dobbiamo aspettare altri 15 anni per vedere se muore. Se quando sta per morire, si decide a dirci che è stato lui, a dimostrarcelo anche perché potrebbe Almeno essere che anche non un uomo. sia già morto, insomma. C'è anche Scusa. questa. Che non sia già morto, questa è A meno come. che non è già morto, appunto, perché noi stiamo facendo quest'ipotesi, ma presumendo che sia vivo, ma se aveva 30 anni, 60, prima dei 60 c'è un sacco di gente che muore per motivi vari, insomma, anche naturali. Quindi. E anche per gli investigatori, diciamo, questa mi sembra che appunto
parlavo con Del Greco, l'ultima domanda della mia intervista era proprio questa, e lui ha risposto, potrebbe essere. Certo. Ma pure lui dice, ma potrebbe essere, ma è l'unica possibilità. Certo. Altrimenti la povera Simonetta Cesaroni è stata ammazzata senza che nessuno paghi per quello che le ha fatto. E noi, per quello che ci riguarda, la ricordiamo sempre a 30 anni di distanza con rammarico, molto, molto dolore e rammarico. Grazie Maurizio Gallo per il tuo intervento e buon lavoro per quello che grazie a te. Il giornale.